Un saluto a tutti e benvenuti nel nostro appuntamento del sabato fine settimana qui nella Zappa County. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, amici ed amiche del canale ed inoltre ringrazio come sempre i sostenitori del canale che permettono di mandarlo avanti. E approfitto come sempre per ringraziare la Zappa Storta, il mitico amico la Zappa Storta, per avermi concessa e donata questa bella mappa. E allora ragazzi, oggi andiamo avanti con un po' di lavoretti. Ci facciamo un po' i contratti di fertilizzazione, ecco qua. Allora, campo 39. Accetta contratto. Ma in via del tutto eccezionale andremo a vendere questa irroratrice, andremo a prendere, naturalmente acquisteremo quella lì che è uscita con la DLC Precision e quindi andremo finalmente a testare, a vedere un po' com'è la situation. Allora, mi sa che ho sbagliato strada. No, il concessionario dovrebbe essere più avanti qua, se non ricordo male. Quindi mettiamo la freccia. Il limite è a 50 miglia orarie, qua non stiamo a... Non si sa. Allora, ecco qua. Siamo arrivati. Dov'è la striscia discontinua? Allora, tu ci hai qua. E naturalmente ringrazio anche tutti coloro che stanno permettendo al canale YouTube di crescere. Grazie anche a voi. Ovviamente. Allora, vendiamo subito. Allora, vendi, vendi. Allora, vediamo se riusciamo a mettere allora, diamo un po' a GPS. Allora, direi di metterlo. Mettiamo questo qua. Eccolo qua. Configurazione, questo che cos'è? Ok, lasciamo così. Ok, poi andiamo ad acquistare le DLC, queste qui della Precision. Quindi andiamo a prendere il sensore qua, mettiamo un peso che torna sempre utile ed infine acquistiamo l'irroratrice, la macchina irroratrice della John Deere. Naturalmente, eccola qua. Iniziamo le nostre spese. Ma ovviamente per usufruire di questa, appieno di questa mod, allora bisogna anche prendere una piccola decisione. Ok. Ok.
e finalmente andiamo a testare la precision. E ovviamente ringrazio la zappa storta per avermi detto quali erano e quali sono i tasti per accendere il sensore, che sono CTRL e B. C'è sempre il bue davanti che ovviamente fa ribaltare i cosi qua. Facciamo così, dai. Ecco qua. Allora, il contratto è 1 sul campo 30, mettiamo campo 30, campo 38, campo 30, campo 38 e campo 41, 37, 38 e 40, 38, 39 e 41. Ok, vediamo dove si trovano. 38, 39 e 41. Ah! Si trovano dopo la farm, ok. Tutto ok. E salutiamo naturalmente il Super Macho King, amico Macho King 82. Quindi dobbiamo girare nei pressi della farm. Allora, mettiamoci a sinistra qua. In effetti dovremmo risparmiare il liquido sul campo, quindi recuperation. Allora, ma qua devo andare, sì, qua il campetto si dovrebbe trovare da questa parte qua. Allora, CTRL B, accendiamo il sensore e poi da notare come gli spray ebollizzano e ovviamente non sprecano tantissimo
fluido rispetto a in passato, ecco. Se adesso mi mettessi più dritto nel campo, naturalmente avrei un minor spreco di ancora, un minor spreco di fertilizzante. E fortunatamente, fra l'altro, come si ricordi detto, bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli. Qui e là, come si dice, car, sure face, ha capito? Azienda agricola, buongiorno a te, carissimo. Spero che di non averti tirato giù dalla branda stamattina qua. Mi sono anticipato di un bel po' perché stamattina mi sono svegliato molto ma molto presto. E quindi ho detto quasi quasi mi inizio a fare un po' di lavoretti sulla Zappa County. E allora buongiorno a te carissimo e buona carica caffeina. Oh yes, oh yes. Applausi, applausi. Allora, facciamo lo shutout. Eccoci qua. Here we are. E tuts e tuts. E c'è azienda agricola, ci è venuta a salutare. E tuts e tuts e tuts. Oh yes, oh yes. Mi raccomando ragazzi, amici ed amiche, che state guardando questo video su YouTube, andate nel canale di Azienda Agricola SNC e seguiteli, mi raccomando. Mi raccomando e vi raccomando. Il canale di Azienda Agricola SNC, un canale dove non si dicono parolacce, un canale adatto a tutta la famiglia, adatto anche ai giovanotti. Mi raccomando, non vate via con la razza d'ombra. Stamattina abbiamo acquistato la fertilizzatrice barra irroratrice qua, quella della DLC. Ci voleva. Ho venduto quella che c'avevo prima da in totale 30.000 più o meno e ho recuperato questa qua che è costato un bel po'. Oh, cosa porti di bello oggi? Azienda Farming oppure porti Construction Simulator 3? Ah, la maratona. Caspita. Devi fare la maratona allora, se non ricordo male. Caspita. Quindi già ti sei preparato tutto. Bottiglietta vuota. Cassettina con la sabbietta. Scherzo, scherzo, ovviamente. Poi ti passo a salutare più tardi in giornata, così vengo a fare un po' di animation o reanimation qua. Allora, 38, 39 e 41. Ok, quindi il 39 sarà dietro allora. Ok, azienda agricola in bocca al Lupen. E poi ci becchiamo da Tico Tico Tacos e tuzze tuzze. Ragazzoli, facciamo un applauso di incoraggiamento alla nostra azienda agricola. Ah, yeah, yeah. E ci becchiamo più tardi, KK.
Allora, piccola curvetta qua, perché a noi piacciono le curve. Opla. Allora, ci manca solo l'ultimo pezzettino qua. E ovviamente, quando saluto i miei moderatori e le moderatrici del canale, ovviamente saluto anche tutti i moderatori e le moderatrici di tutti i canali, anche di quelli che magari non conosco, perché se un canale gira bene e mantiene anche un certo livello di qualità, un livello qualitativo alto, è anche merito dei moderatori che lavorano dietro le quinte. E quindi noi adesso ci fermiamo e facciamo un bel applauso a tutti i moderatori e a tutte le moderatrici che stanno in tutti i canali del mondo. E tuts e tuts e tuts. E adesso scatta un bel applauso. Thank you, thank you. Allora, campo 38, campo 39. Dove stanno questi due campi? Il 39 sta qua. Ok. Iniziamo a raccogliere qua. Opla. Allora, allineiamoci un attimo al campo qua. Vediamo se riusciamo a settare il GPS, ma qua mi sa che ci farà arrivare in fondo al campo Uzos. Allora, mettiamoci così e cerchiamo di andare più o meno dritti. Allora, attiviamo la GPS e CTRL C, ALT C, poi CTRL S, larghezza di lavoro. Imposta punto A, andiamo un po' avanti. Allora, dovrebbe aver preso, perfetto. Adesso abbiamo la nostra traiettoria, credo, adesso sì, torniamo indietro. Allora, CTRL S e mettiamo visualizza le linee, eccole qua, perfetto. Attiva guidance steering, perfetto. Effettivamente noto che viene consumato molto meno liquido di questo liquido per fertilizzante, il fertilizzante liquido, ecco. Quindi effettivamente, come diceva Robby nell'81, che saluto, c'è un gran risparmio dei materiali. E
Eh sì, ragazzi. Ottimo, ovviamente, l'accoppiata delle mod GPS, a mio parere, con la Precision, perché ovviamente, oltre ad essere più precisi nell'effettuare i lavori sui campi, si risparmia anche il carburante, perché si sa dove si deve andare. Per andare dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Poi dobbiamo anche analizzare i campi, ovviamente. Azoto, e beh, questo. Il tuo punteggio ambientale non ha effetto sui prezzi di vendita, ok. Ok, quindi ha soltanto un effetto dal punto di vista, diciamo così, di punteggio. Ambientale, ecco, credo. Poi vediamo un pochettino, ci andiamo a documentare. Oh, yes, oh, yes. Abbiamo fatto già il primo investimento senza volere. Abbiamo acquistato, ovviamente, nell'episodio precedente abbiamo acquistato il mulino per grano, quello lì di default si trova sulla mappa qua, e quindi abbiamo già iniziato a caricare qualcosina. Opla. Facciamo subito una sterzatina, anzi accendiamo i lampeggianti qua, perché comunque andiamo a finire su strada, e quindi abbiamo, fino adesso abbiamo lavorato su due campi e 3300 litri per il momento ci sono bastati. Vedremo un pochettino, perché solitamente si consumava parecchio. Dove si risparmierà sicuramente sarà sul diserbante, perché là il sensore andrà ad individuare l'erbaccia. Ovviamente l'erbicida è quello lì selettivo, quindi andrà ad intaccare prettamente un tipo di vegetale e non tutte le piante.
speriamo che non passi il treno. Tuzzi e tuzzi. Adesso, adesso. Oh, abbiamo speso un bel po', però dai. Abbiamo preso il macchinario giusto. Il primo investimento, ragazzi, il primo investimento serio. In questo momento ovviamente io mi trovo in multiplayer per PC, quindi per partecipare alle live, quindi alle partite multiplayer, vi basterà essere follower del canale da almeno una settimana e poi potrete ovviamente prendere parte alla alla sfida. Qua c'è una bella foto per la copertina, voilà, e continuiamo. Effettivamente ora che ci penso, sono le 18:48, e quindi quasi quasi un paio di faretti li accenderei. Willa, presidentissimo, buongiorno. Uamo, scusami, ma ero talmente preso a fare sta cosa, a dire le cavolate, che non mi sono nemmeno accorto che sei entrato nella Lives. Ma stai da parecchio tempo in chat. Ma qua dove sta l'altro? Tempo facciamo anche un grande applauso a Monsieur Lazapastorto, Monsieur le Président. E naturalmente facciamo suonare l'inno. La zappa storta, Maurizio, Max, Luigi. Oh yes, oh yes. Presidentissimo, buongiorno e buon fine settimana, buon fine settimana, ragazzi. Per chi non lo conoscesse, la zappa storta è il famosissimo Mister Oh Yes Oh Yes, e naturalmente il creatore della mappa Zappalank, ed è anche il creatore di questa bella mappetta che vi ho detto ad inizio live e che ho ringraziato ad inizio live. Thank you ragazzi, mi raccomando, andatela a seguire a Monsieur la Zappa Storta, altrimenti mi fate pigliare la colla. E tu zen. Oh, ogni tanto devo carburare pure io. Allora oggi sei di riposo, presidentissimo? O sei in relax in questo momento? Upla, Waiuni appena in tempo, ce l'ho fatta. Allora, recuperiamo i soldi qua. Raccogliere. Ci facciamo tutti caffè, i contratti. Patacca, il caffè che spacca. Ya! Pitti! Buongiorno a te, Monsieur Pitti!
Ditemi la verità, vi ho buttato giù dalle brande? Pizzi trattino basso combina trattino basso guai. Ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille, cir 10. Grazie Pitti, grazie per i caffettozzi. Thank you, thank you. Facciamo partire anche. Vai da zio Tappo, vai da zio Tappo, vai dallo re, vai dallo re, vai dalla zappa, vai dalla zappa, da Macho King, da Macho King. Dimmi quando è che vai in live e te? Pitti dai, Pitti dai, quando c'è vai live. Pitti dai, Pitti dai, quando c'è vai live. Ragazzi, buongiorno a voi ragazzuoli. Ditemi un po', ma chi è che vi ha tirato giù dalle brande? Chi è, ditemelo, ditelo. Io non lo dico a nessuno. Che non ci sta nessuno. E tuzze, e tuzze, e tuzze. Allora, campo 38, ok. Tutto ok. Vediamo se riusciamo a fare, a fertilizzare tre campi con 3300 litri, ragazzi. Esperimento, mi sa che forse non ce la facciamo, vediamo. Aspido Vitti. Allora ti sei svegliato con le gallinozze. Io diciamo che mi sono svegliato un'ora prima di te, ma non sono riuscito a prendere sonno, ragazzi. Infatti stamattina erano le 8 e qualcosa, le 8 e un quarto, ho detto sai che c'è di nuovo? Boh, vado in live, mi anticipo un po' di lavoretti perché vorrei portarmi un po' più avanti anche questa mappetta qua, e quindi sto focalization per fare sta cosa. Ovviamente ragazzi, voi per domani mattina, Pitti, non so se tu sei da console o se da PC, se sei su PC puoi anche venire in partita, se eventualmente poi è niente allora puoi sempre venire se ti va a piacere. Ovviamente domani mattina nel nostro appuntamento settimanale con Caffè in Farm, quindi sei invitato, ti pago anche una bella scorta di caffè patacca, questo è ovvio, è scontato. C'è una scorta, c'hai 24 bancali di caffè e patacca a disposizione. Quindi penso che ce la farai sicuramente. Allora, Zappa, a proposito di il precision, ci sono alcuni comandi qua che vedo. Dosaggio, disattiva dosaggio automatico. Io l'ho lasciato così perché lascio fare tutto al macchinare, quindi ti volevo far vedere questa situation qua. Ovviamente non vi dico che ragazzi i comandi, e ovviamente sto testando e sto vedendo un attimino se effettivamente si risparmia, diciamo così, sui materiali, ed effettivamente più o meno ci sta, eh. Forse come ho accennato prima si risparmia molto più sul diserbante, perché sto macchinario avendo i sensori lo va ad erogare direttamente sulla pianta, diciamo così, che dà fastidio, quindi sulle erbacce, diserbante selettivo, quindi sì, è comodo. E poi ovviamente ti fa risparmiare, ecco. Diciamo che
la spesa iniziale non è proprio light, però poi l'ammortizzi facendoti i contrattini, quindi di servante, tutte queste cose qua. È un portafortuna, sono le cornici del bue. Infatti ieri mi sono quasi ribaltato del tutto con questa cosa qua che mi ero scordato di disattivare. Oh via, su. Oh yes. È in realtà il sensore questo qua, uno scherzo a parte, non so se lo sa. È il sensore di sensore qua del macchinario. Chiediamo conferma al signor presidentissimo la zappa sorta se abbiamo detto che è stata detta correttamente questa funzione. Oh yes, ci colleghiamo subito con il presidentissimo. Voglio quasi spende. Mi sa che arriverà qualche debitozzo, Eh sì, ragazzi. Su Radio Gigino Sound. Ai microfoni Zio Dab. Un saluto alla fascia circondariale. Un saluto a tutti gli amici e le amiche che ci stanno seguendo in questo momento in tutto il mondo. Salutiamo anche gli amici di Pitilandia e di Zappalandia e tutte, oh yes, e mi sono incastrato. Mi sono incastrato un attimo qua giù. No ragazzi, non è possibile, io qua mi sono incastrato un'altra volta. Peppinillo, quelle pizze diventano due. Sì, ma anche tre, Totò, anche tre. No. Ecco qua, mo ti puoi aprire, vai. Ragazzi, scemo. Mica, ma monsieur le sapestorto, monsieur le president. Ci vuole come minimo la standing ovation. No, che ha fatto? Che stai vedendo? Invece di rendete conto, è arrivato messo la zappa sto e non ho capito più niente qua. L'operaio. Allora, B, contro X e vai. Ovviamente il tutto. Thank you so much, Mr. Pitti. Oh yes, oh yes. A proposito, Pitti, ma quando è che vai live te? Vai con COD oppure vai anche con farming e tutto? Facciamo un po' di publicity al tuo canale. Al canale di Mr. Pitti. Quando è che andate in live, ragazzi? Monsieur le Président oggi sta impegnato, quindi stasera sicuramente va in live. E tu sh. Ah, domani pomeriggio. Buono. Perché domani è festa, quindi ragazzi, comunque è una comodità questa precision, è la prima volta che lo utilizzo, ragazzi, e devo ammettere che sto apprezzando molto di più farming da quando ho iniziato a utilizzare la season
E poi, vabbè, con tutte queste cose qua, cose che sul 19 ho sempre non preso in considerazione, più che ignorato, perché ero ignorante in materia, come direbbe il grande Totò, ignorare nel senso di non conoscere. E quindi adesso che mi sto un pochettino più appassionando, sto notando che insomma la cosa è buona. Qua mi sa che è finito il fertilizzante, e infatti il farnesciutto, andiamo a fare il rabucco. Comunque ragazzi, 3300 litri è un'ottima capienza, grazie, ten giù. L'unica cosa, devo vedere se davanti al sensore si può applicare un serbatoio supplementare, perché sarebbe veramente una cosa interessante, ragazzi. Allora, adesso ho messo il peso, poi dovrò sperimentare, perché se le cose vanno bene, allora si risolve il problema, diciamolo. Oui, Morenoschi, ti ho tirato giù dal letto schi. Morino, ho visto il tuo videozzo su YouTube. Ci dovrebbe essere anche il padrone di casa qua, Mister La Zappa Storta, alias Oh yes. O c'era? O se n'è andato a imboscare forse? E in questo momento, ragazzi, ho fatto la prima spesuccia. Ho sostituito il macchinario per l'irrotatrice, la standard, con questa qui della DLC Precision. Annotation. I annotated. Applausi per Mr. Moreno. Oh yes. Moreno. E tuts, e non tuzzare. Allora ragazzi, dobbiamo andare a fare il rabucco al mezzo, ma ho la vaga impressione di aver lasciato il sensore acceso. No. Ah, ecco, deve scalare le marce giustamente. Allora, fertilizzante dovrebbe stare, fertilizzante liquido, dovrebbe stare al concessionario. Ne abbiamo lasciato, aspetta, ma qua dove sto andando? Ah sì, deve essere quella Farmers. Poi ci ingastriamo, ragazzi, preparate perché adesso ci ingastriamo, eh. Oh ragazzi, che spettacolo, guagliumi, che spettacolo, la mappetta qua che il nostro Oh yes, ci ha creato. Noi ci facciamo un paio di derapate qua con il mitico fiatino del grandissimo nostro Peppe 978, il nostro super model. Senti doppio, strano. Moreno, sai che cosa ci vuole per te? Ci vuole questo, guarda. Dove sta? Ecco qua, ci vuole una bella tazza di caffè patacca, il caffè che spacca. Esattamente, ci vuole un bello spezza sonno, ragazzi. E se il sonno è pesante, caffè Moreno, il sonno viene meno. Oh yes. A proposito di caffè, prossimamente su una mappa, ovviamente, diciamo così, multiplayer ma prettamente PC, ci sarà una sorpresina. Ho trovato anche una buona combination, quindi devo fare soltanto il pacchetto mod e poi via.
si parte, però non ho l'avventura. 256 litri ci basteranno? Ce li facciamo bastare. Io ho fatto per stamattina, siccome sto sveglio dalle 4, quindi ho fatto carica caffeina, ho fatto una colazione leggermente più abbondante perché devo reggere fino alle 12.30, ragazzi. E ovviamente, ragazzi, oggi c'è azienda agricola SNC che farà una maratona. Se potete, se vi va. Dicevo che c'è l'amico azienda agricola SNC che oggi farà una maratona di 12 ore e se vi riesce di passare fate un saltino da lui, faccio la shootout e saluto anche sì sono io. Buongiorno a te carissimo. Allora facciamo la shootout prima. Sì sono Tizio, buongiorno. Sì sono Tizio, scusate ma Sembronio. Allora facciamo prima, allora azienda underscore agricola SNC, mo l'ha fatto molto più semplice. Azienda è sbagliata, eccola qua, mi raccomando se vi riesce fate un saltino anche da lui e lo andiamo a sostenere un pochettino, andiamo a fare un po' di burdello. Andiamo a fare un po' a sostenerlo. Poi chi altro c'è? Sì sono Tizio, ok, vediamo se lo prende. Sì sono Tizio, sì sono Tizio, vediamo un po'. Granny. Vediamo un po'. Ah sì sono Tizio, mi ricordo I remember. Allora scala le marce e vai. Oh, facciamo una bella scalata di marce. Allora ragazzi, voi che dite, 256 litri ce la faremo a completare il primo pezzo del campo là? Speriamo, come dicono gli amici milanesi, speriamo. Il campo 38 ci è rimasto, ragazzi, è un campo molto molto ostrica, qua non ci conviene passare, qua io direi di girare. Oh Kevin, sì, opla. Oh Mister Zappa, ragazzi, ha messo dei ponticelli, la fine del mondo. Il presidentissimo. Allora c'è rimasto l'ultimo pezzo del campo 38. Yeah. Allora campo 38 sinistra, destra, sì. Ci facciamo anche qualche lavoretto nel tuo. O sarraggi, 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 o puoi scrivere comunque. Buongiorno a te e ben tornato in live. Come stai innanzitutto? Facci sentire che ci sei. Allora, dove siamo rimasti? Qua.
Ah, ok. Aspetta un secondo, allora mo la tolgo perché effettivamente risulta fastidiosa. Un attimo solo, ragazzuoli, e sono da voi, così giustamente c'ha ragione. C'ha ragione. Il la raison. Allora, impostazione. Poi vediamo un po' se mi ricordo. Un po' di patience. Allora, un attimo di pazienza, ragazzi, chiedo scusa. Allora, vediamo un po' se mi ricordo. Allora, ok. Allora, sì, sono tizio, vedi che adesso dovresti poter accedere alla chat. Vedi che adesso dovresti poter accedere alla chat. Benvenuto a te. Benvenuto a te. Allora, qua che c'è rimasto? Questo pezzettino. Ah, scusami, devi scusarmi, ma purtroppo a causa, diciamo così, di fringollozzi, ho dovuto un attimino impostare questa impostazione qua, questa piccola protection del canale. Quindi apologize for this, welcome to the stream. Allora, non c'è rimasto da fare. Noi ci giriamo la lavorazione del campo, della GPS. Impostiamo il cambio questo qui. Ma devo dire la verità, è un gran lavoratore questo trattore. Nonostante la sua età, però, ragazzi, è un grande, grande signor trattore. Veramente un trattore da pallura. Il nostro Peppe 978, il nostro ambasciatore, sta facendo di ambasciatore di farming, sta facendo un ottimo lavoro. Eh sì, sai, sì, sono tizio, sto apprezzando molto 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 il 22, e pensa che io sul 19 non ho mai utilizzato la season, la GPS, queste cose qua, e veramente sto apprezzando il 22. È diventato più lento, poi richiede anche un minimo di organizzazione, senso dell'organizzazione, e quindi mi piace sta cosa. Ovviamente ci ho impiegato circa 200 ore per capire il buon meccanismo da usare in game per poter un attimino migliorare senza cheatare. E sono rimasto un'altra volta secco. Non ce l'ho fatta. Nine, non ce l'ho fatta. Vediamo un po'. Eh sì. Allora, quanto me ne manca? Aia, mi sono fatto male i calcoli, ragazzi. Non so quando ricarico, ma ti prometto che... Ah, tranquillo, non ti preoccupare. Sì, sono tizio. Non ti preoccupe. Apprezzo, come anche gli amici sanno, apprezzo anche... insomma, apprezzo anche la presenza. Ui, ma qua dove mi dà la fertilizzazione? Coltivato, in crescita, mietuto, appassito.
Erbacce, rullo richiesto. Non c'è. Ah, ho fatto è grave, guaglioni. Ok, Moreno, ci becchiamo a tutta l'era. Ragazzi, per chi non conoscesse Moreno, cosa improbabile, vi invito a passare nel suo canale Osso, perché è molto bravo, molto, sono tutti molto più bravi di me, inclusi com'è che si chiama? Si chiama un certo, come si chiama? Pitti combina guai. Oui, Leo, carissimo, è un sacco di tempo che non ti sento. Bentornato. Buongiorno a te, carissimo. Sei già sveglio di buon'ora. Ah. Mi sta un allert, adesso manca Morino, manca Aleasso, Alegracia o Alegragia, Aiea. Poi Kovros e Morven, e c'ho ancora un po' di sound alert da fare per gli amici ed amiche streamers. Ah, ok, quindi diciamo che stamattina sei un po' più libero del solito. Ricordati a zii che è importante prima studiare e poi dopo a fare tutto il resto. Io so che tu sei un ragazzo molto serio e intelligente, però è bene ricordare le priorità. Ma raccomanda, zia, non mi fa piglia collo. Ci fatti con chi sciatta le risate con sé fatte che tu sei fanno boss. Ecco qua, mettiamoci a sinistra, qua facciamo un bel lavoretto notturno qua. E qua bisogna correre questo trattore, no, è quello lui questo trattore non si ferma mai, nemmeno quando finisce il gasolio. C'è sempre l'aria che lo spinge, le ruote si muovono da sole. è un trattore ibrido. No, niente, però non si ferma roba. Cioè, è proprio inarrestabile. È un carro armato. Anzi, scusate, non si può dire di queste. Diciamo che è una macchina molto affidabile. Ecco, molto, molto affidabile, ragazzi. Ve lo consiglio. Ma l'originale è solo quello di Peppe978. Ragazzi, ovviamente, scegliete il meglio. Scegliete il trattoriello di Peppe978. Un nome e una garanzia. E come direbbe Totò, ho detto tutto. Allora, quanti ce ne stanno ancora di contrattini qua? Allora, intanto vediamo se posso mettere il serbatoio supplementare davanti. Allora, io gioco a, oltre a farming, gioco anche a Ranch Simulator, Falafel, Baker Shop Simulator, tutte queste cose qua.
insomma dei giochetti un po' particolari. Allora, standard. No, non ci fa. No, non ce lo fa inserire, ma va bene così. In realtà l'ho ridotta io. Io l'ho zoomata perché lo sfondo, diciamo così, non è proprio il massimo. Quindi diciamo che è una scelta voluta, ecco. In realtà questa è una risoluzione di 2K, ma siccome cerco di dare l'attenzione maggiormente al gioco, allora l'ho ridotta. Quello che in gergo fotografico si chiama elemento di disturbo, e quindi la webcam potrebbe, quando è troppo grande, uno si sofferma, diciamo così, su altre cose, non su quella che ipoteticamente dovrebbe essere la scena giusta. Comunque non ti preoccupo, perché comunque mi fa piacere che qualcuno mi dice questo, vuol dire che uno veramente ci tiene al canalozzo e al suo tappo. Ciao tizio, buona continuazione di giornata, grazie ancora per essere passato in Lives, poi ci becchiamo la proscena. Ciao tizio, buona giornata. Sì, Leonardo, io sono Vicciarino. Ok, grazie a te, buona continuazione di giornata, se noi ci vediamo in questi giorni, buon fine settimana e buon ponte del primo maggio. Ecco, pensate che mi spoglia. Spogliatoio. Sì, Sandio, signori, scusate, c'è 50 centesimi? Ogni tanto si sfiaccia qua. Non ho tappa. Ah. Oh via. Ragazzi, si fanno i lavoretti di noces. Quindi non si può mettere il serbatoio supplementare davanti sensore, perché altrimenti forse il sensore si scascia, come dice il mitico Cirillo 1974, che saluto il compare Cirillo. E quasi quasi, con il vostro permesso, faccio anche lo shootout al nostro amico Cirillo 1974, mi pare, se mi sbaglio. Yeah. Cirillo 1974, che ovviamente vi invito a seguire, mi raccomando. E tuzen, facciamo un po' di tuzza bambina. Allora, scala le marce, ecco qua. Ah, yes. Oh. Andiamo a zappare, anzi andiamo a fertilizzare e tuzze. Ma il campo, il 38, ma ha cambiato l'orientamento. Adesso che entriamo nel campo iniziamo a vedere dove dobbiamo continuare il lavoro. Allora, c'è rimasto il tractation qua, dobbiamo andare a Frut, a Facta Maiore. Ah, abbiamo quasi finito.
allora qua ci mettiamo, vabbè, accendiamo il sensore perché altrimenti ci spreca soltanto dei liquidi. Ecco qua. Allora, questo campo potrebbe risultare un po' scomodino da lavorare, però ha le dimensioni giuste per essere un campo di buone dimensioni. Oh yes, oh yes. Quindi ragazzi, poi vedremo in futuro, vedremo se sarà il caso e acquisteremo un campettino, ma per il momento ragazzi non se ne parla perché dobbiamo investire naturalmente sulle produzioni. L'altro è qua in mezzo. Vedete che poi man mano nella mappa piccolina vi aggiornerà lo stadio di fertilizzazione, stadio, ecco, infatti adesso senza sprecare troppo, ovviamente ripieghiamo e raccogliamo gli Everons. Allora, fertilizzazione completato, 8000. Poi abbiamo campo 3 e campo 5 e irrorazione e ce l'andiamo a fare anche quella, anche se prendiamo poco, ma recuperiamo le spese delle cose. Allora 3 e 5 stanno lassù, quindi finiamo prima questi qua, 17 e 19 mi sa che pure starò un altro. Vediamo un attimo. Ok, Leonardo o Leopoldo, ci becchiamo a tutta Lea, come dicono i nostri cugini francesi, not cousin francesi. Quindi dobbiamo, ecco qua. Allora, questo è l'8. Tre, cinque. Perché mi lampeggia? L'8. Perché mi lampeggia l'8? Mi pare un po' strano. Che... Allora, 17, 19. Ui. Si è buggata la partita. Allora, nel frattempo andiamo sul... Ah, cambotta. Ecco, mo è uscito. Ok. Fertilizzazione 3 e 5. Il campo 3, il campo 5, quando sono distanti... Ah, stanno alla vicina, 3, 5, 8, ok. Ok, quindi facciamo 3, 5 e 8. Ok, Kevin. Quindi prendiamo i contrattini, 3, 5, 8, 3, 5. Ecco qua. E scendiamo a fare un po' di contrattozzi qua. Di irrorazione, oh, buono. Allora, andiamo a prendere la tangenziale qua, come, ecco qua, abbiamo spinto anche il GPS, scaliamo, quando vediamo che il mezzo non avanza fermiamo, freniamo, scaliamo la marcia e il mezzo riparte. Ma c'ho questo un po' più davanti che devo ripiegare, ecco. Lubove, ci vuoi fare? C'è sta faccia? C'è saccio io? Salento, Salento, lo mare, lo sole, lo vento. E salutiamo gli amici del Salento, in particolare l'amico
Cirillo 1974, il comparone Cirilluzzo con la sua mitica trombettella che vi farà scombisciare dalle risate. Allora adesso vediamo un attimo, perché qua su sta mappa ancora mi devo orientare, quindi sì, quindi dopo l'azienda a sinistra, sinistra, ok, sinistra, sinistra e poi tagliamo, ok, quindi in fondo subito dopo quella specie di fabbrichetta là. Dobbiamo girare a destra. Allora, non è questa, ma è dopo il ponticello, esatto. Dopo il ponticello, Ponticelli, che è un quartiere di Napoli. Quindi qua a destra e poi di nuovo a destra, destra e dobbiamo risalire, ecco, dobbiamo risalire la montagna, poi a sinistra, quindi qui a destra, esatto, yeah. Come dice il grande Moreno. Spiegamento da mezzo e tuzze tuzze. Allora, control C, control S. Allora, innanzitutto mettiamoci a bordo campo. Allora, control S, vediamo se ci abbiamo. Oh, giusto giusto, ragazzi, siamo molto molto fortunati, we are very lucky because they find, we have found the right position, we have to patch something on the border on site, but we should have the result, the best result as possible. Naturalmente appicciamo un sensore. And now I switched on the sensor on the front of the tractor. In fact the state of work on the field is going up. So we are doing the right thing. Oh yes, oh yes. Yeah.
E vai con il tuo... No! Cazzo! Perché vai via? Sono io che ho schiacciato il pulsante sbagliato. Vai. E tu? E tu? Scusate, so che è una scena incresciosa, ma ogni tanto c'è bisogno di allisciare il gargarozzo. Mettiamo la porta. Il che usiamo. Oh via, ottimo ragazzi. Ottimo ed abbondante. Qua dobbiamo assolutamente recuperare un po' di Everons. Purtroppo non possiamo fare le missioni quelle lì delle balle, perché il tempo è proprio poco. Là ci vuole un sacco, però si guadagna un bel po' di soldini. Irrorazione, queste ce le facciamo tranquillamente, perché ci abbiamo ancora qualche cassetta di Elton John. Toppa la fattoria, poi del cambiano, uscita all'occata, una 500, seconda mano, mi pare che no, verde pisello, ecco un maturo accendo. Non ti preoccupare, Mr. Presidente, fai facci le commissioni, facine anche una per me. un bel caffè patacca e ci becchiamo dopo, vai, tranquillo. Thank you ragazzi. Facciamo un applauso a Monsieur le Président, che è colui che ha creato questa bella mappina, questa bella mappetta. E tutti e tutti. Thank you, President. Oh, abbiamo quasi finito il lavoro qua su Campo. Un pezzo. Mi sa che manca un pezzettino. Allora era 8. L'8, quasi finito. Siamo pronti con il ditino per schiacciare, ecco qua, per switchare e non sprecare. Allora, cosa c'è rimasto? Fertilizzazione, e poi ci facciamo irrorazione, ragazzi. Azzo, ne sono usciti altri due. Allora, campo A. Allora, fertilizzazione il 35 e il 66. Che le coltivazioni, ok. E noi ci facciamo tutti questi contrattini che ci fanno guadagnare un po' di Everons. Allora, campo 3 e campo 5. Ripieghiamo il tutto. Allora, facciamo così. Utilizziamo il tasto CTRL e poi switchiamo tutto contemporaneamente, quindi CTRL X e dovrebbe CTRL X, ecco qua, e si piega tutto contemporaneamente. Ecco qua, qua dobbiamo recuperare un po' di Agros. Allora, CTRL esatto, e disattiviamo il coso. Allora dobbiamo andare sul campo 3 e 5 3 e 5, ok, quindi dritto qua, poi bisogna risalire la montagna, la collina,
Allora, se ci troviamo sulla strada, quindi destra. Sì, no, destra. E poi dobbiamo proseguire. Scalo di marce. Ecco. Oggi ci dedichiamo all'irrorazione qua, ragazzi. Allora adesso il cibo già si può uscire. Infatti il primo, ecco, dobbiamo capire che quando va col primo giustamente non riesce a dare nulla. E quindi una buona notte. Allora il 5 dovrebbe essere questo gira su le show pronte a turno e sale. Allora il lato lungo è questo, che devo lasciare CTRL X, poi facciamo CTRL B e attiviamo tutto contemporaneamente. CTRL B e va. Ottimo il display che ci fa vedere anche a che punto siamo arrivati sul campo. Questa è una cosa molto ma molto buona. Mi sa che il campo deve forse stare qua di Firenze. Sicuramente. Allora, vediamo. Ecco qua, quindi terza marcia. C'è la stella. Essere giusto, giusto. Campo 7, mica si deve fertilizzare. Campo 7, coltivazione, quindi non ci interessa. Fertilizzazione 36, 35 e 66. 35 e 66, ok. Where I missed the fertilization here. Where is? Supporto. Oppla. Finito, raccogli. Allora, poi ci andiamo a fare la fertilizzazione sul campo 3 e poi mi sa che cambiamo proprio. Il sensore, figurati. Allora qua, eccolo qua, sorgo, ah, queste mais dovrebbe essere, sì, mais.
questo è il cambio partito e il cambio partito. Il cambio partito qua di sotto. Allora, questo si fa subito subito, se no. Spero che esca anche una mod delle di rotatrici, quelle lì grandi con i sensori, perché se ovviamente esistono, perché l'ideale su mappe o mappette mappine grandi o medio grandi. Dobbiamo andare, allora, raccogliere, dobbiamo andare ancora sul campo 35 e 66, 35 e 66. Oh, mietitura, c'è anche una mietitura qua da fare. Johnson Farmer Market. Interessante. Interessante. Vulnerable. Allora, motivo. Allora, devo orientare un attimo, quindi devo attraversare. Vabbè, noi seguiamo la strada. Ci fermiamo, ecco. Quando vedete che il mezzo non va, fermatevi. Lasciate scalare le marce e poi il mezzo riprende la propria marcia con la marcia un po' più alta. Quindi qua sinistra, no, destra, qua sinistra, giusto, poi ancora sinistra. Sì. Io Dominic sulla, su uno dei suoi gameplay ci ha fatto una cosuccia che non vi posso spoilerare, perché altrimenti non vi andate a vedere il video. Mi raccomando, andate nel canale di Nick e seguitelo qui su YouTube, ma anche su Twitch, ma raccomando, anzi Dab. Allora, qua a sinistra, no? Però se tutto questo mi sto muovendo, ma non ho visto dove devo andare. Allora, dove che devo andare? 66 sta qua giù, 35 sta, ok, ma qua devo, allora, contrassegna luogo, ok. Ecco qua. Teniamo d'occhio le marce quando è in primo o in seconda. Prendiamoci. In modo tale da permettere al cambio automatico di scalare. Ecco come adesso si va. Il primino, opla, razzo. Il primino lo utilizziamo prettamente per lavori un po' più pesanti. Prendiamo la freccia, qua, quindi devo proseguire. Ah, mi sa che qua devo costeggiare proprio la falla, sì. Ok, quindi devo passare vicino alla falla. Oh, capparaccio. Dobbiamo uscire. Allora,
non è questa ma la prossima, giusto? Un po'. Sì. Questa. Sempre dritto, esatto. Ok, a proposito, mi raccomando, seguite anche a passare il canale di Macho King 82. Mi raccomando, passate e followate. Sì, ma in tutto questo però non so perché, ma questa scorciatoia mi ispira. Spira senti, io mi raccomando bella, spira tanto sentimento, tuzze tuzze marocchiano. Viro maro quando è bella, spira tanto sentimento, torna sorridendo, povero gabbiano. Hai perduto il GPS. Dobbiamo andare a testa, proseguire sempre dritto. E tu, se tu. Voilà. Abbiamo preso una piccola scorciatoia. Oh, com'è andato Moreno? Quanti tagli ho dovuto fare? Quanti stop? Ciac, azione! Oh, sto sbagliando la strada, mannaggia! Si trova qua, si trova il cambuzzo. Il cambuzzo, ah sì, qua ci sono venuto a trebbiare. Se il corriere ha portato qualcosa di buono è sempre buono, eh? Allora in tutto questo però mo mi sto sportendo, non mo aspetta un secondo, fammi andare in esplorazione qua. No, qua è chiuso, qui è inserrato. Ah, va bene. Allora vediamo un po'. Ciao, mi sa che se mo treno mi facevo con me una polpettella. Quindi per arrivare al campo, il campo dove sta? Sta di qua? No, sta qua vicino, sta. Ah! Ok. E allora niente, devo andare dall'altra parte, sì. Quindi devo tornare nella calle, come dicono i cugini spagnoli, nella calle. Nella strada comincia a lasciare. Ecco qua ragazzi, anche qua Nick, ragazzi, quante cose ci ha fatto, eh? Amore, stavo parlando a proposito delle tante cose che Nick è riuscito a fare su questa mappa qua. Ci ha fatto veramente l'impossibile, è riuscito, l'ha proprio strizzata come una spugnetta, l'ha fatta proprio stretta stretta il mitico Nick, ragazzi. Ma è mitico anche il nostro Moreno, ragazzi, mi raccomando, non fate gli errori con la razza tap, andate a seguire zio Moreno qua. Zio Moreno Oggi Morino, le cipolle lui ti fa mangiare. E tuzza, yes, yes, Morino, yes. Ovvio. Poi ci andiamo a vedere anche un po' le altre novità del canalozzo del Morino. Oppala.
gira, gira la trottolina. Non è proprio il massimo, è comunque lavorare di notte qua. Infermiera di notte. Amore non è. Amore non è. Ragazzi, poi ci vengono a copiare, anzi si vengono ad ispirare. Capisci a te, capisci a me, morì. Nel dubbio, onions. Nel dubbio, cipudda. La cipudda, come dicono gli amici di Telecce. Lecce. Telecce, simo, la. Da lungo, ciamo, la. Il coro mo il pugamo la e tuzz la. Perché non si può dire l'altra parte della canzone, perché altrimenti c'è una parte un po' come dire, un po' più, uno slang un po' più free, e che non si può dicere. Ma nulla di offensivo, Esce con un po' di ritardo, però. Ah, comunque devo dire la verità. Bello, sta consumando veramente pochissimo cosa. Poi ci facciamo una bella missioncina. Quella lì con il diserbante. E ecco qua. Questo è finito. Allora così. Ctrl X, spegniamo il sensore. Poi SOS. Allora l'altro qual era? Fatto un po' non proprio bene. Campo 66. Il campo 66 più piccolo sta. Che sta più giù, mi pare. Il 66, sì. È sulla strada, quindi. Mi conviene ritornare sulla sciara, anzi quasi, se vede che c'è di nuovo, faccio passare il tempo qua, perché mi sa che non l'ho caricata quella mod. No, dobbiamo andare in farm per far passare il tempo. Ma questo tempo. Allora, recuperiamo un attimo la bussola. Ok. Già, allora, quando bisogna imboccare, impare una spalla questa strada. Allora. Destra in fondo, ok, dove Nick ci ha messo il ristorantino, se non ricordo male, la pizzeria, mi pare che Nick da quelle parti l'ha già messo. Da Emma, come si chiama? Da Maria? No, da Maria. Comunque a fine strada. Tu che sciamo a ballare. Ragazzi. E tu c'è. Trovarlo, quindi a destra, giusto? Destra? Sì, destra, il campetto è questo qua, ok, ecco qua, patata, potato, yeah.
sentito. Mister Tovi, buongiorno a te carissimo. Bonjour e buona carica caffettozza. Mister Tovi, oh yes, oh yes. Ci siamo, stamattina siamo scesi, ci siamo catapultati dal letto e siamo, ci siamo messi subito a lavorare qua, perché qua, su questa mappa qua, ci vuole veramente un sacco di tempo. Abbiamo appena iniziato e quindi sto cercando di praticamente di fare una cosa molto fast ma fatta per bene. Buon fine settimana anche a te carissimo, non so se con tutto a posto, buongiorno a te. In questo momento sto utilizzando la DLC, questa qui, Precision, quella lì insomma. Mi sta andando una bellezza. Costicciano un pochettino tutti i cusi, però dai, ne vale la pena. Assai. Allora, vediamo un po'. Completa, raccogliere. Allora, io direi di andare in farm a vedere, di andare a dormire, perché qua effettivamente poi ci andiamo a fare il contrattino, quello lì. Sto sbagliando la strada. Poi ci dobbiamo fare il contrattino. Anzi no, questa strada non è giusta. Giro tondo, casca il mondo, casca la terra, e zio Dabbo fa per terra. Questo qui fa un po' di burdello, però voglio, è una bestia, voglio, è una soddisfazione questo trattoriello. È trattoriello bello, il trattore, il mitico Fiat originale, lo trovate solo dal mitico Peppe 978 Ragazzuoli. Sono soddisfazioni con la pala, come si dice da queste parti, soddisfazione cavallo, aiuto. ragazzi, purtroppo adesso abbiamo le limitazioni sulle mod dovute anche al fatto che devono essere anche compatibili per console, quindi bisogna, come dire, essere pazienti, ma soprattutto capire che i modders non possono accontentarci subito, e quindi oggi facciamo lo stesso un applauso a tutti i modders italiani, in particolare come Peppe 978, Edomod e tutti gli altri modders che hanno nominato, insomma ragazzi. Grazie a voi per quello che state facendo, perché ci state facendo arrecreare. Thank you mothers. Grazie. Allora, però mo sto sbagliando la stradina qua. Qua. Allora, sì. Sono arrivati in Farmless. Adesso vediamo se riusciamo a fare smolasca. Opla. Allora, mo innanzitutto facciamo una bella causa.
Salvation, salvation, salvation. Allora, mo ci sta un contrattino. Vediamo un po' se c'è ancora. C'era una volta un contrattino. Irrorazione. Ragazzi, arrivo subito. Arrivo giusto, giusto. Giusto il tempo di fare una cosuccia. Arrivo. Ragazzuoli, eccoci qua. Scusate, so che vi sono mancato tantissimo. Ah, ragazzi. Scusate. Ora si dovrebbe essere tolto l'eco, mi sa. Applausi, applausi, applausi. Allora. Siamo ritornati, ritornation, here I am. Allora ragazzi, mo ci sarebbe, c'era una, allora io direi di andare a dormire perché altrimenti qua, mi sono accorto di aver lasciato il volume della live, ho lasciato un pelino aperto, e un pelino quello l'ha sentito. Allora, vediamo un po'. Irrorazione. Caffè patacca, il caffè che spacca. Allora, qua ci abbiamo fertilizzazione, accetta contratto. Allora, campo 41, il 41 mi sa che sta proprio qua vicino. Vediamo un po'. Sì, è qua dietro. E poi ci andiamo a fare un po' di... grazie mitico Leonardo, il nostro Leopoldo. Roblox, devo vedere, perché non conoscendo non saprei dirti, ma che genere di giochino è, o se è un gioco
sono ignorante, lo scuso ragazzi, ma zio Dab su queste cose qua non è proprio preparatissimo. Anche se mi sembra di averlo già sentito questo nome Roblox, non vorrei sbagliare, ma mi sa che qualcun altro me ne avrà parlato, credo, non mi è nuovo. È un gioco con dentro tanti minigiochi. Ah! È tipo... tu sei molto giovincello. Mamme 32 pare che si chiama. Devo andarla a vedere poi. Ah, parkour, allora forse mi sa che l'ho visto. Credo di averlo visto da qualche parte. Non ricordo dove, ma un gioco di parkour, forse da Comiros e Morven, mi sa. Darsi pure, e poi me lo vado a vedere su YouTube. È interessante parkour, ci vuole il fisicaccio per fare il parkour ragazzi, è veramente una cosa non facile. Ah ok, non credo che questo mi fa sto spruzzo strano. Allora, perché cambia? Allora, come si fa a cambiare? Accendi rotatrice, accendi sensore. Ah beh, il sensore a parte non l'ha acceso. Poi cambia CTRL Z. Ok, perfetto. Allora sta a posto. Perciò ci ho impiegato mezz'ora a fare quel lavoretto là. Avevo ristretto l'angolo di lavoro, pensione, di lavoro e mezzo. E quindi aggancia. Siamo ancora troppo stretti, forse adesso siamo lo stesso. Andiamo un po', aggancia, ok, vai zio Dab, pensaci tu, tuzze. È interessante, l'ho visto anche in alcuni video, ovviamente quelli sono professionisti e sono degli sportivi fatta nella realtà, ma fanno delle cose assurde. Ah mamma mia, saltano sui muri tipo Assassin's Creed, insomma quello là, Assassin's Creed, le gaffe di Zio Dab le mettiamo su YouTube, ragazzi. Assassin's Creed, bravo. Le paparelle di Zio Dab. E quindi ragazzuoli, anche quel gioco epico mi ha fatto veramente bene. Solo una volta ci ho provato a giocare a un gioco del genere, però visto che non è arte mia, però l'ho visto giocare ad altre persone e l'hanno reso veramente spettacolare quel gioco, fatto veramente bene.
Mission Impossible. Leopold, Leonardo, tam. Pam 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 pam, Leonardo da Da Vinci, dove sei? Non ci sei? Eccolo, è lui, non è lui, certo che è lui. Moreno, Moreno è scappato. Mister Tovi, Mister Tovi, dove siete tutti quanti? A bere il caffè patacan. Le urla soprattutto che magari qualcuno che vuole fare lo sportivo non lo può fare più e fa track, fa ah, mi sono fatto male il titino, o semplicemente perché non ha fatto bene lo stretching e quindi di conseguenza non rende bene. Allora, che c'è rimasto? Irrorazione. Allora, coltivazione. Caffè patacca, il caffè che spacca. Esattamente. Allora, qua c'è sta naratura. Quasi quasi mi andrei a fare una ratura, va. Allora. Irrigation. Adesso prendiamo il Tractorition Big Tractor. Come si perde su? Ah, la soia! Wow, l'hanno rifatta la grafica della soia qua sul 22. Cazzo! Non me ne sono accorto. Bravi sviluppatori! Sviluppation! Prendiamo la shortcut, ovvero la scorciatoia. I'll take a shortcut to join the factory. La mod di ieri qualcosina l'ho vista, solo che non mi sono soffermato più di tanto. Questo è lo scala marcia. Oh ragazzi, ci andiamo a fare una bella ratura da 9 metri. Ah ecco, e diciamo che per il momento, siccome porto 3 serie, non ho dato ancora un'occhiata alle mappe extra, però ogni tanto pure io gli do un'occhiatina anche sul mod hub esterno. Stanno facendo delle belle cosucce. Allora, qua scendiamo. No, questo non si sente proprio. Cioè, questo è veramente silenziosissimo, eh. Ma i mezzi di quel periodo erano così, insomma, degli anni 70, 80, 90. Inizio degli anni 90 non erano proprio particolarmente silenziosi, eh. Soprattutto degli anni 70. Ecco qua. Andiamo a fare una bella aratura, imbiancatura e stiratura. Allora, questo dovrebbe essere lungo 9 metri, mi pare staratro. Dovrebbe essere. Allora, ora vediamo subito. Ah, io qua c'è l'officina mobile. Vado, guarda un po'. Allora, vediamo un attimo. Pisar 9 metri, sì. Ok. Allora, prendiamo il contrattino, aratura, accetta, campo 32. Dove si trova il campo 32? Mi pare da queste parti qua.
campo 32. Allora togliamo sto tag qua che... Allora 32. Mm-hmm. 32, ecco. Ah, sta qua vicino, sì. Quindi dopo il concessionario, mi sa. Distributore. Ok, ok, quindi al distributore devo girare a sinistra e poi proseguire sulla strada. Ok. Ah, il Fiat 1000, ah, il 1003 io l'ho già, se è sempre quello, ce l'ho già da diverso tempo, solo che siccome ci sta il devo girare qua, solo che ci, siccome utilizzo molto il mezzo di Peppe 978, quello lì l'ho un po' accantonato. Ah, ma questo però non c'ha il GPS, vabbè, non è un problema. Oh, bella comunque l'animazione del terreno. Sto pensando che forse dovrei installare il GPS a bordo perché mi torna utile, vabbè, ma vediamo più la cupola. Sì, sì, vai, vai. Mamma mia. Mamma mia. Che disastro. È disastroso. Vai, vai. Ma quasi quasi vado a installare la GPS qua. Allora andiamo al concessionario, mettiamo il GPS, ragazzi, che torna molto utile la cosa, eh. La scorciatoia qua. Oppala. Oh, mazza, stiamo proprio vicino al concessionario. Hai capito, Mega Drive? Allora, l'officina sta qua, sì. Oppala. Allora, configura.
vabbè. Ah no, questo per il momento non mi interessa. Ecco qua. Diciamo che con questa missione qua mi pago giusto giusto la modifica, giusto? Andiamo un attimo. 16.000, vabbè, vado in attivo di 1.000 dollari. Però almeno così non dobbiamo spandocarci. Allora, dove c'è quel ponticello? Ponticello? No, mi sa che è più indietro, sì. Eccolo. E siamo nella Zappa County. Spero che vi stia piacendo questa serie. Ovviamente siamo all'inizio, per cui ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter finalmente poter realizzare grandi cose. Allora, settiamo il GPS, ci mettiamo il bordo campo qua. Allora, control C, attiviamo, control S, abilitiamo le cose, ma prima mettiamoci dritti. Ecco qua, ci mettiamo dritti con la lama più o meno a bordo campo, control S, imposta A, cerchiamo di andare dritti. Control S, imposta punto B, guida la mettiamo 9 metri, ok. Linee, sì, ok, visualizza i punti, vediamo com'è. Ah, ok, punti, ah, punti. Mettiamo le linee, così ovviamente avrei dovuto mettermi più sul bordo per fare il lavoro più correttamente. Quindi ci mettiamo sul campo, ottimo Morino, e abbassiamo l'attrezzo, invece qua è passato, ecco qua. Premiamo CTRL X e poi impostiamo la marcia e il navigatore, anzi il GPS, andrà a compensare eventuali sconnessioni del terreno. Ovviamente in maniera automatica. E quindi non stiamo utilizzando l'operaio, ma siamo noi che abbiamo installato 15.000 Everons di navigation.
A settembre la città si spense in un istante. Poi dopo andiamo a fare un bel raidiccio, un bel ride all'amico di Azienda Agricola SNC, un altro bravissimo streamer. Sveglia alle 13. Alle 3 forse? Insomma, dormirai per più di 24 ore qua. Azzu. Per preparazione carica pappatoria. Allora ragazzi, io direi che per il momento ci fermiamo qui, poi continuiamo la settimana prossima. Allora, come sempre ringrazio moderatori, moderatrici del canale, ringrazio ovviamente Pitti per i bitterozzi, ringrazio Si sono tizio per essere passato, ringrazio Morenoschi, Ale, ringrazio Azienda Agricola SNC. Adesso prepariamo il raid e ci andiamo a fare due chiacchiere da Salvo, da Azienda Agricola SNC. E dunque ragazzi, amici ed amiche, per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Per voi che state guardando questo video su YouTube, mi auguro che vi sia piaciuta, vi stia piacendo questa serie, e ci becchiamo tutte le mattine da martedì alla domenica dalle 10 alle 12 più o meno su Farming Simulator 22. E allora grazie mille a tutti, thank you so much, restate nel raid e state buona a you, grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.